Buongiorno ragazze, allora oggi praticamente faremo questo vlog. Io mi sono appena, cioè svegliata da poco, sinceramente. Ho fatto colazione, mi sono vestita per essere almeno in ordine, anche se devo fare le mie cosine, le mie faccende. Qui alle mie spalle vedete ancora il letto da fare. E adesso apro le finestre per arieggiare la stanza. C'è una bellissima giornata di sole, guardate. Meno male che ieri sera ho attaccato anche la lavatrice e adesso andrò a stendere anche la macchinata delle cosine bianche. E lascio un po' aperto che così cambia l'aria e intanto poi vengo a farmi il letto. E nulla, ragazze, questa è la mattina come si prospetta, perché praticamente oggi dovrei, siccome mi hanno portato della verdura, eccola qua, sono cime di rapa, vorrei adesso andarle a pulire e vorrei fare una bella minestra di cime di rapa, bella calda calda oggi. Penso che una metà la dovrò dare a mia sorella perché mi hanno detto dagliela anche metà a tua sorella. Ok, allora metà andrà a mia sorella. Un po' farò la pasta oggi e poi magari se ne avanzerò un po' la terrò magari come contorno da fare con qualcos'altro. Anche la prossima settimana magari le metto in freezer. Però sapete, non mi piace tanto mettere le verdure in freezer, io preferisco farle, cucinarle e mangiarle. E quindi non so se le mettere, magari ci farò dei friccioli che vengono sempre buoni con le verdure e farò così, perché è tanta e quindi tutta per la pasta non posso farla. Vedrò cosa mi verrà in mente di fare. Quindi adesso vado a stendere la mia macchinata di panni bianchi e speriamo che il mio nuovo prodotto della Vanish abbia fatto effetto, altrimenti delusione che sono rimaste le macchie. Andiamo a vedere. Io lo spero tanto che questo prodotto funzioni perché veramente mi stava un po' scocciando questa cosa di avere sempre le tovaglie comunque macchiate. E che ci mettevo il Chantecler, ci mettevo la candeggina, però quel vino che abbiamo è veramente quando macchia, macchia in una cosa pazzesca. E purtroppo quando si versa sul bicchiere una goccina scappa sempre. Vabbè, adesso vediamo l'effetto che ha dato il mio qui presente Vanish Oxy Action. L'ho messo per sicurezza un po' direttamente sul tessuto e poi ne ho messo un bel tappo insieme alla polvere da lavare. Speriamo in bene. Ragazzi, ho messo la felpa perché sì che c'è il sole, però fa ben ben freddino e quindi mi sono coperta per venire a stendere. Ora vediamo un po' come sono andati, come è andato il lavaggio. Ah, però direi che non del tutto, perché qualcosina si vede ancora, ma non sono rimaste proprio scure scure come le altre volte. Quindi la prima tovaglia proprio male non è venuta. Adesso man mano controllerò tutte le altre. Ho messo questa pinza nei capelli. Ok.
qua non mi sembra che ci siano rimaste delle macchie particolari. Incrociamo le dita. Yuki, basta. Vedi, poi ti viene la tosse. Ragazzi, che giornate che sto facendo? Che adesso fa ancora freddo perché è presto, ma poi verso le 11 c'è un sole caldo che sembra già quasi primavera. Cioè, veramente le stagioni sono cambiatissime. Era la tovaglia più macchiata di tutte. Sì, un pochino, però sinceramente non so se si vede. Questa aveva una macchia enorme proprio qua, tutto qua così. Sì, un po' affatto, ma non definitivamente. Ragazze, dovrò di nuovo provare un altro prodotto. Se avete qualcosa da consigliarmi, ditemelo, per favore. Continuo stendere i panni, quindi prova riuscita a metà. Continuo la mia stesa panni. Ragazze, per andare a fare la mia minestra con le cime di rapa, ho fatto un soffritto di cipolla. Adesso andrò ad aggiungere almeno mezzo dado, perché mi piace un po' saporita la minestra, e poi andrò a mettere appunto le mie foglioline, i miei gambi di cime di rapa che sono andata a lavare più volte anche col sale. Se avete del bicarbonato, l'ultimo risciacquo, anzi il penultimo risciacquo, fatelo. Poi lo andate di nuovo a lavare, e perché la verdura va ben ben lavata. Ok, adesso vado ad aggiungere il mio dado. Aggiunto il dado, siamo pronti per mettere la nostra verdura. Questo è un procedimento che usano moltissimo fare al sud, che fanno prima il soffritto e poi vanno a mettere la verdura e dopo aggiungono l'acqua per il brodo. In questo modo la verdura rimane molto più saporita e in sé tutta la minestra più saporita. Mentre invece qui al nord molti noto che fanno la minestra mettendo direttamente tutto nell'acqua del brodo, invece no, perché non prende bene il gusto. Questo è un metodo che mi ha insegnato mia suocera. Io adoro quando facevo minestra perché lei le fa tutte così e veramente prendono molto molto più sapore. Ditemi se anche voi le fate in questo modo oppure no.
A noi ci piace la foglia bella, bella spessa che si senta, cioè non le ho tagliate troppo piccole, perché comunque poi la verdura andrà a appassirsi molto e ci piace che sia sostanziosa. Volevo fare con le cime di rapa questa pasta che avevo in un cesto ancora natalizio, che non è grande perché è tutta spezzettata, quindi rimane semi-grande, cioè non è proprio grossa, vedete, non so se si nota, ma è tutta spezzettata. E appunto per farla andare volevo fare questa preparazione insieme alla mia verdura. Una volta fatto questo, vedete che la verdura si è già ben appassita. Potete anche, volendo, metterci un pezzo di peperoncino, come più vi piace. Se più vi piace piccante, la potete fare piccante. Io oggi la andrò a fare normale, perché io non amo proprio la minestra piccante. Mio marito sì, infatti lui lo aggiungerà sicuramente dopo e metterà quell'olio di peperoncino piccante, a cottura finita. Adesso vado ad aggiungere l'acqua, scusate l'appannatura della videocamera, e la metterò calda per non creare troppo lo shock, visto che già la verdura è bella calda. Vado ad aggiungerne ancora uno. E naturalmente andiamo anche a salare il brodo. Poi assaggiate, appena inizierà a bollire, andiamo ad assaggiare. Lo lasciamo andare, vedete che non ho messo tantissima acqua perché ci piace il sugo, il brodo che rimanga un po' ristretto e non troppo brodosa. Nell'ultima spesa che ho fatto, avevo acquistato delle cipolle, una rete di cipolle che veramente facevano schifo, nel senso che dopo 3 giorni si sono tutte annerite sopra. Ho dovuto pulirle tutte, Yuki. Ho dovuto pulirle tutte, andare a togliere almeno la prima parte della cipolla e recuperarle così, metterle in un contenitore nel frigo, se no mi andavano a male tutte. E niente, anche questo lavoretto stamattina è stato fatto. Ragazzi, adesso vado a preparare la tavola e ad accendere la stufa perché sono già le 11 e un quarto e tra poco arriva il marito. Ragazze, vado ad accendere la stufa perché caldo non fa in casa per niente ancora e quindi ci vuole veramente un tocco di calore mentre si mangia. E guardate qui, questo è alloro che noi nel giardino ne abbiamo uno enorme. E per accendere la stufa, una volta essiccato, è veramente importante perché prende subito fuoco e va proprio proprio bene. Foglioline, non foglioline, tutto quanto per accendere è un toccasana. Mi sporco sempre un po' le mani quando vado ad accendere la stufa. Accendi fuoco. Queste qui sono delle tavolozze che vanno proprio bene per accendere i camini, le stufe, eccetera. Ed è poi con un Scottex vado ad accendere il pezzettino di avolina e vedete come prende subito, specialmente con l'alloro dentro, si accende immediatamente.
Sono andata ad aggiungere al mio brodo anche una bella patata che ho spezzettato un po' intera. Non so se riesco a prenderla. Le ho tagliate un po' grosse, eccola qua, così vedete, che poi andrò a schiacciare prima di andare a mettere la pasta, in modo che il mio brodo rimanga più denso, più spesso. Vado a impiattare la mia minestra. Vedete che è rimasta bella asciutta, cioè asciutta, brodosa, ma al punto giusto. Buon appetito, ragazze. Ho appena raccolto i panni e devo dire che da asciutti si vede ancora meglio, che comunque il risultato male non è stato, perché le macchie, quelle specialmente più grandi, sono state proprio annullate, specialmente in questa tovaglia che aveva una macchia proprio grandissima. Sì, vabbè, raccogliendo l'ho fatto che piegare. Aveva proprio una macchia qua centrale e devo dire che, guardate adesso perché è da dare una botta di ferro almeno, ma non c'è più, c'è proprio un alone leggerissimo che vedo solo io, neanche in cam si vede, ma da quella che era proprio quella macchiona scura me l'ha proprio completamente levata. Beh, devo dire che sono abbastanza soddisfatta del risultato perché da come erano è veramente tutta un'altra cosa. Però, se avete dei prodotti che sono ancora più efficaci, fatemelo sapere. Allora, ragazze, aggiornamento della giornata. Sono l'una e mezza, io adesso vado a vedermi Cuochi d'Italia. Tranquilla un attimino sul divano, poi andrò a farmi una bella doccia, mi cambio, mi preparo, vado al lavoro perché oggi farò il pomeriggio e nulla. Spero che questo vlog, questa giornatina ancora con me, vi sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo prestissimo per un prossimo video. Un bacione. Ciao a tutti. E mi raccomando, un pollice in su se vi è piaciuto e continuate a iscrivervi al canale per sostenermi. Ciao!